Ciao a tutti, io sono lui e benvenuti nel canale dei Me Contro Te. Chi sto imitando in questo momento? I'm a savage, booby, scary, scary. Ebbene sì, la nostra cara Sophie, che da poco ha iniziato a fare TikTok. Ogni tanto costringe anche a me a farli. Voi seguite TikTok? Se sì, dovete assolutamente seguire anche noi. Ci trovate come chiocciola Me Contro Te. Oggi parliamo proprio della nostra Sophie, perché ho intenzione di farle un bellissimo scherzetto. Come sapete, lei qualche giorno fa mi ha fatto un mega scherzo. Ha letteralmente costruito una piscina dentro casa. Cioè, mi ha fatto trovare una piscina nel soggiorno. All'inizio non potevo crederci, poi tutto ciò è diventato realtà. Sophie! Quindi se vi siete persi quei video correte subito a vederli, perché sono divertentissimi. Lo scherzetto che ho in mente ha a che fare con la quarantena, col virus. Infatti ultimamente lei usa, anzi abusa, del liquido per mani, la mucchina, quello che serve per disinfettare le mani. Ne usa veramente tantissimo, senza motivo. Ogni volta che passa dalla cucina al soggiorno si mette la mucchina, poi passa dal soggiorno alla camera da letto e si rimette la mucchina. Quando non c'è bisogno basterebbe lavarsi le mani con acqua e sapone, come vi abbiamo già spiegato. Così oggi gli andremo a dare una bella lezione. Ho intenzione di sostituire il liquido della sua mucchina con della colla. Cosa succederà? Lo scopriremo prestissimo. Prima di tutto andiamo a rubare la sua mucchina. Venite. Via libera. Non c'è nessuno. Il cocco è la sua cabina armadio. Lei la tira nascosta nella sua borsa. Dov'è? E questo cos'è? Un portachiave gigante più grande delle chiavi stesse. Dei fazzolettini. Una spilla coi diamanti. Vabbè. Un rossettino? Eh? Ma come può essere così piccolo? È il rossettino più piccolo che ho mai visto! Wow! Ok, ma non ci lasciamo distrarre. Ecco qui la mucchina! Ta-da! Bellissima, mia cara. Oggi sarai mia complice nello scherzo. Rimettiamo tutto a posto e andiamo. Adesso abbiamo bisogno di tutti gli ingredienti. Apriamo l'armadio delle mille sorprese. Vediamo un po' cosa c'è qui. Guardate cosa ho trovato! I nostri CD! Sapete la novità? I nostri CD sono disponibili, autografati con le nostre firme, sul nostro shop ufficiale mecontrote.it/shop, l'unico negozio online dove trovate solo cose originali. Abbiamo firmato sia quello lilla che quello giallo. Come potete vedere, potete scegliere quello che vi piace di più. Mi raccomando, correte sul nostro sito e se lo prendete fatevi una foto, caricatela su Instagram e taggateci @mecontrote. Ma adesso andiamo a noi. Ecco qui quello che ci serve, una colla e un bicchiere. Prima di tutto andiamo a svuotare la mucchina in questo bicchiere. Ovviamente non bisogna sprecarla. E voi a casa non rifate questo scherzo. Mettiamola tutta qui nel bicchiere. Wow, ha la stessa consistenza della colla. Ma com'è possibile? Perfetto. Questa qui ovviamente la mettiamo da parte e dopo la riutilizzeremo. Quindi mettiamola qui. Mi raccomando, non si spreca niente. E adesso andiamo a mettere la colla qui dentro. Sono emozionato. Prendiamo questo e tutto giù. Wow. Secondo me non si accorgerà della differenza, perché la consistenza è identica. Dai, dobbiamo riempire tutto il barattolino. Ecco qua, guardate, si sta riempiendo, si sta riempiendo. Che ci siamo quasi. Siamo quasi. Sì. Finito. Richiudiamo tutto per bene. Voilà. La nostra trappola è pronta. Andiamola a posizionare. Ok, nessuna Sophie in vista. Andiamo a posare la nostra mucchina speciale proprio qui sopra il tavolo. Adesso non ci rimane che aspettare che Sophie entri qui dentro e dia il via alla festa. Yeah, yeah, nini. Shh. Oh, oh, ah. Sophie! Sophie! Che c'è? Puoi venire un attimo? Sto facendo un TikTok. Vabbè, dai, ho bisogno di te, vieni un secondo. No, dai, vengo dopo. Dai, vieni adesso, mi servi adesso. Perché mi disturbi sempre? Però per te che sia una cosa urgente. Perché mi hai interrotto? Ma così, ti volevo salutare. Ciao. Lui, sei sicuro di star bene? Sei sicuro? Di non starmi facendo qualche scherzo? Ma va, ma quale scherzo? Pensi sempre male. Penso sempre male? Tutti gli indizi coincidono. Mi chiami, mi fai venire qui, mi dici che è urgente, arrivo e mi dici ti volevo salutare.
con quella faccia da bugiardo. Non c'è proprio nessuno scherzo. Ah sì? Vedremo. Ma avrai nascosto qualche scarafaggio finto? Qualche topo? O perché no? Volevi che mi sedessi accanto a te sul divano perché hai messo dei chiodini? Vediamo. Cosa? Chiodini? Non c'è nulla qui. Sei più furbo di quanto pensassi. Nulla. Ma certo lui. Ormai ti conosco come le mie tasche. Scontato e banale. Volevi che accendessi la TV? Perché adesso premo il bottone. La scossa. Premilo tu il tasto, dai, accendi la TV se hai coraggio. La scossa nel telecomando? Ok, accendo io la TV. Lui, sono troppo furba, ok? Smettila, ormai, mi fai scherzi da 5 anni. Avrò pure imparato a difendermi, ma soprattutto avrò pure imparato a capire quando sono in pericolo. Già, hai proprio capito tutto. Dai, a te l'onore. Oh, la scossa, vero? No, non ho preso nessuna scossa. Vieni. Lui, se mi viene la scossa. Che è successo? Niente, nessuna scossa. Sembrerebbe tutto in ordine. Nessun palloncino sopra la testa che scoppia con l'acqua. Nessun palloncino sotto il mio sederino. Ok, vado di là, torno a fare i miei TikTok. Ok, vai pure. Sai, ho imparato a fare un sacco di passi nuovi. Ma se... E questo cos'è? Il ballo della pazzia? Non capisci nulla. A un certo punto... Aspetta. Che stai facendo? Devo imparare a fare la verticale. No. Attenta, dopo non fare la verticale. Ah! Ehi, non mi fare spaventare. Imparerò prima o poi. Ma cosa? A fare la verticale. Oh no. Ho toccato il pavimento con le mani. Sono tutte sporche, piene di germi. Devo mettere la mucchina. Dov'è? E tu che ci fai qua? Lui? Sì? Hai preso la mucchina dentro la mia borsa? Sì, può darsi, l'ho utilizzata solamente un secondo. E la volevo andare a rimettere a posto, però l'ho dimenticata qui sul tavolo. Lo sai che questa è mia. Tu hai la tua, io ho la mucchina e tu hai... antigermo. Sì, una sottomarca. Però vabbè, questa è mia. È preziosa, l'avevo comprata prima del coronavirus. Ed era già mia da tempo, da secoli e secoli ce la tramandavamo. Adesso vale un sacco di soldi. Inizialmente l'avevo pagato 1,50 euro. Adesso la vendono un sacco di soldi. Anche 25 euro. Sono ricca, è di un valore inestimabile. E io la conserverò, è un cimelio. Ma prima ne metto un pochettino, perché ho toccato il pavimento. Qui sulla mia mano ci sono un sacco di germi che camminano in questo momento, lui. Sì, brava, mettine abbondante. Mettine abbondante? Fino a ieri mi dicevi: ehi Sofì, ma non devi mettere tutta quella mucchina, devi metterne poca, altrimenti la sciupi. E oggi mi dici mettine abbondante. Sei proprio un cretino. Sì, brava, perché ho aperto la mucchina. Sì, perché come la apri tu, non la apre nessuno, credimi. Lo so. So farlo con una mano. Wow! Ok, ma adesso mettila! Ok, brava, così, per bene. Anche i polsi, è importante, sì. Le unghiette. Io amo l'odore della mucchina. Di solito profuma di arancia. Questa profuma di chimico. Ma che è andata male forse, è avariata. Profuma tipo di slime. E sinceramente di solito si asciuga, mentre adesso mi ha lasciato le mani un po' appiccicaticce, tutte bagnate. Che succede? Non lo so, sembra tipo colla. Guarda, si appiccicano le dita. Non so, secondo me è scaduta. La mucchina può scadere? No, non lo so. Non credo. Sì, scade, ma nel 2021. Aspetta, sembra colla? Oh, è colla! Scherzetto! Mia cara Sofì, questa è proprio colla, non è la tua mucchina. Ma che scherzetto è? Ho tutte le mani appiccicate, dov'è la mia mucchina?
Mi dispiace, era la mia vendetta. Sai com'è? Quando tu hai messo la piscina, io mi ero molto arrabbiato e poi l'ho dovuta pure smontare. Bene, adesso goditi la tua amuchicolla. Amuchicolla? Vieni qui, fatti abbracciare. No, 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 no. Vieni qui, dammi le mani, dammi le mani. Mano, dai, dai, staccati! No! Vado a lavarmi subito le mani. Vai, un'ottima idea. Sei un mostro! Me la pagherai! Ciao, ciao, carciofina! Molto presto! Ragazzi, scherzo, ho riuscito! È stato davvero divertentissimo! Non riuscivo a trattenere le risate! Non sapevo veramente come far prendere quella mucchina a Sofì! Non voleva proprio metterla! Eccomi, con le mani ben pulite! E adesso, momento... Solletico! No, 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 no! No. È la mia vendetta! Vabbè, solletico! Fatto, fatto, pace, pace! Mia cara cacciofina, questo... Questo scherzo l'ho fatto per te, per farti capire che non c'è bisogno di utilizzare tutti i giorni la mucchina, basta usare acqua e sapone. Mi auguro per te che tu abbia conservato tutta la mucchina che c'era dentro quel barattolino. Sì, sì, l'ho conservata. Così la potrai portare sempre con te. Adesso mi tocca svuotare il barattolino di colla e mettere di nuovo la mucchina. Tutto per colpa tua, grazie, eh? Salute alle trote! Yeah, yeah, mimi. Ma comunque, se adesso vi siete persi il video di ieri, mi raccomando, cliccate qui davanti a Sofì per vederlo. Mentre cliccate davanti a lui per vedere un altro video divertentissimo. Noi vi mandiamo un bacio e un abbraccio e ci vediamo domani con un'inizio avventura. Ciao, ciao.